Vista la somiglianza, più di uno studioso ipotizzò che il Fucino fosse un immenso cratere di un vulcano ormai spento. Ma in seguito Strabone, padre dei geografi moderni, si espresse più elegantemente in merito alle dimensioni del lago, affermando che il Fucino era così grande che sembrava un mare trasportato dai monti. Le sue variazioni di livello erano così irregolari ed imprevedibili che il lago era diventato famoso in tutta Europa per le sue terribili inondazioni. Era capace di passare da 4 a 21 metri di profondità in pochissime settimane. Una leggenda molto antica narra che la prima città fondata dagli uomini si chiamasse Archippe, ma questa, come riporta anche un antico scritto di Plinio, venne completamente inghiottita dalle acque, proprio come successe ad Atlantide. Le popolazioni che ne abitavano le sponde lo veneravano come una divinità. Erano convinti che dal dio Fucino dipendesse la loro stessa sopravvivenza. E pur di placarne le ire, cercavano di omaggiarlo con preghiere e terribili sacrifici. La corona di montagne che circonda la conca l'ha sempre protetta dai venti più freddi e rendeva il clima del lago di una dolcezza unica, profondamente apprezzata dalle popolazioni di ogni epoca. Ma fu soprattutto la facoltosa nobiltà romana ad apprezzarla, per la quale le sponde del lago divennero presto un'ambita meta di conquista. Le loro bellissime domus iniziarono a sorgere sui migliori scorci presenti in tutto il perimetro del bacino, perché era impossibile, stando a quanto scritto nei libri di storia, non rimanere incantati dai magici tramonti durante i quali il sole infuocato si rifletteva sulle acque argentee e limpide del Fucino. Virgilio amava definire vitree le acque di questo lago. Tenemus angizie, vitrea te fucinus unda, te liquidi flevere lacus. Ogni 150 anni, però, accadeva un fenomeno singolare. La superficie del lago gelava completamente e si ricopriva di una crosta di ghiaccio così spessa da poter essere attraversata da uomini e bestie da soma cariche. Fu proprio sotto l'impero romano che si pensò di realizzare il progetto più prestigioso e straordinario dell'antichità, che una volta realizzato avrebbe dato lustro eterno alla gloria di Roma. Il primo imperatore a tentare l'impresa di bonifica fu Cesare. L'opera venne continuata da Augusto, ma l'unico che la portò realmente a compimento fu Claudio. I migliori ingegneri idraulici dell'epoca, grazie alle esperienze condotte positivamente nei laghi di Nemi, Albano, Ariccia e Giulianello, vennero chiamati a realizzare l'opera di ingegneria più inconcepibile e mastodontica di tutta l'antichità: realizzare un emissario artificiale sotterraneo per rimediare a quella che sembrava una vera e propria dimenticanza della natura. Nel 41 d.C. iniziarono i lavori per il prosciugamento del lago, ma man mano che avanzavano, gli ingegneri dovettero modificare più volte il progetto iniziale. In realtà, l'intenzione originale dei Romani non prevedeva il completo prosciugamento del lago, ma solo il controllo del livello delle acque attraverso un piccolo bacinetto regolatore. La scelta fu motivata anche, forse soprattutto, da ragioni etico-religiose, poiché era opinione condivisa da secoli che all'interno del lago albergasse il dio Fucino. Il tunnel sotterraneo venne interamente realizzato senza nessun ausilio di animali, materiale esplosivo o macchine a vapore, ma solo con la forza delle braccia di oltre 30.000 schiavi, che per 11 anni e in condizioni disumane scavarono ininterrottamente nelle viscere del Monte Salviano con solo dei rudimentali scalpelli. Plinio, che visitò il cantiere una sola volta, esclamò: «Tutti codesti lavori, superiori ad ogni immaginazione, che venivano svolti in mezzo alle tenebre ad una grande profondità, non possono essere compresi da chi non li abbia visti, giacché non vi sono parole umane adatte a descriverli». Gli schiavi addetti allo scavo rimanevano nel fango e nell'acqua fino alla cinta per giorni.
e non potendo far ardere più di un certo numero di torce per non appesantire ancora più l'aria fetida e malsana di quegli angusti budelli di pietra, spesso lavoravano nell'oscurità più completa. Per la realizzazione dell'emissario sotterraneo, gli ingegneri romani calcolarono lo scavo di ben 32 pozzi a sezione quadra che andava dai 15 ai 122 metri di profondità. Questi venivano utilizzati per l'areazione, l'illuminazione e ovviamente anche per espellere il materiale di risulta dello scavo. Nel 52 d.C., giorno dell'inaugurazione, Claudio organizzò il più grande spettacolo gladiatorio della storia. Una naumachia a cui parteciparono circa 19.000 persone, tra ladri, briganti e assassini, rastrellati da tutte le prigioni dell'impero romano. L'imperatore li fece combattere su una cinquantina di vascelli fatti costruire appositamente e disposti in due flotte, rodiani contro siciliani, armati di tutto punto, sotto l'occhio vigile di altrettanti soldati romani che ne impedivano la fuga e vigilavano sulla sicurezza dell'intero evento. Secondo le cronache dell'epoca, tutta Roma si recò sulle rive del lago per assistere a questo spettacolo così cruento che, a causa del sangue versato, quando terminò lasciò le acque del lago completamente colorate di rosso. Il lago del Fucino era stato il palcoscenico naturale di uno spettacolo di dimensioni titaniche. Fino al 1871, anno di apertura del traforo del Moncenisio, meglio conosciuto come traforo del Frejus, quello dell'emissario Claudiano con i suoi 6.560 metri era ancora il tunnel sotterraneo più lungo del mondo.